Lorenzo Crisanto, siamo a Colle di Valdelsa, hai ricevuto innanzitutto domenica il premio come miglior portiere del campionato primavera 2016-2017. Partiamo da qua, perché comunque insomma per te è stata un'esperienza molto importante che poi ti ha proiettato in prima squadra. Sì, il campionato primavera è stato un campionato molto importante sotto determinati punti di vista, che è un gradino che ti può far crescere e mi ha aiutato molto ad arrivare fino a Siena. Cosa ha significato per te questa esperienza alla Roma e poi il ritorno in Toscana, perché insomma le tue origini sono toscane? Beh, sicuramente 5 anni a Roma sono stati 5 anni molto importanti, mi hanno fatto crescere, visto che sono partito da casa a 14 anni, quindi ho dovuto lasciare la famiglia e tutti. E ora mi sono ritrovato, è come se sono ritornato un po' da quando ero piccolo, e l'area toscana in una città così è stupenda. Senti, come sta andando questa avventura a Siena, considerando appunto che è il tuo primo approccio poi con il mondo, tra virgolette, dei grandi, insomma, anche se chiaramente il campionato primavera già è molto importante per la crescita? Sì, è importante, ma il calcio vero è questo. Il gruppo mi ha accolto subito bene e ho trovato persone grandi e di varie età, in cui tutte persone molto brave e disponibili in tutto. Senti, Pasquale Pane è il portiere titolare in questo momento, ti chiedo qual è il tuo rapporto con lui, insomma, visto che insomma anche la sua esperienza sicuramente ti può servire, e con il preparatore e allenatore Giorgio Rocca. Allora, preferisco partire dal preparatore, che è un allenatore molto bravo, un allenatore con tanti anni di carriera alle spalle, e mi sto trovando bene. Con Pasquale abbiamo un rapporto ottimo, non è facile trovare rapporti veri e sinceri tra colleghi, però Pasquale è una persona fantastica che mi aiuta sotto tutti i punti di vista e non mi può far che bene questa vicinanza. Senti, in conclusione, come valuti il momento della squadra, considerando che c'è stata la prima sconfitta, ma che sabato c'è la partita con la P maiuscola? È stato un periodo, diciamo, perfetto, perché non è da tutti vincere 9-10 partite, o comunque sia non subire sconfitte. Domenica è arrivata la prima sconfitta, ma ci servirà sicuramente da lezione. Adesso c'è sabato il Livorno e tutta la squadra vuole far bene e dimostrare che è stato solo un piccolo incidente di percorso.